Allora, sapete che programma consente di gestire quelli che sono i dati riscolti e competenze, ok? Quindi, perché diciamo bisogna gestire i dati riscolti e competenze? Per poter imputare la corretta quota di costo o di ricavo nell'esercizio su cui si sta lavorando, ok? Al fine di avere un bilancio il più veritiero possibile. Allora, all'interno del nostro programma c'è un parametro che si può abilitare per la gestione dei dati riscontri e competenze. Dati riscontri e competenze, queste registrazioni verranno poi dopo generate tendenzialmente a fine anno con le scritture di assestamento e di rettifica. Però diciamo questo archivio viene popolato proprio nel corso di tutto l'anno, ok? Ed è possibile popolando questo archivio poter fare delle simulazioni all'interno della stampa del bilancio. Ok, includendo questo archivio e il programma in automatico che cosa fa? Calcola quelle che sono le quote di costi, le quote di ricavo di competenza e simula quelle che sarebbero le registrazioni contabili. Registrazioni contabili che, come dicevo prima, vengono poi tendenzialmente effettuate a fine esercizio. Allora, i dati riscontri e competenze no, riguardano tendenzialmente costi e ricavi, ok? Quindi logicamente io potrò diciamo popolare questo archivio facendo riferimento ai conti di costo e ai conti di ricavo. Devo però prima di poter gestire questa tipologia di archivi, devo come sempre andare all'interno dei parametri contabili e abilitare questa gestione. All'interno dei parametri contabili c'è questo parametro gestione rate riscontri e competenze. Questo parametro può essere abilitato nelle aziende di tipo impresa e questo parametro può essere abilitato in qualsiasi momento, ok? E non è necessario andare in servizi e variazioni, basta andare a richiamare da azienda, anagrafica azienda. I dati aziendali, i parametri contabili e impostarlo así. E può essere fatto in qualsiasi momento. Va bene così. Allora, vi dicevo che, come sempre, quindi all'interno dei parametri contabili è possibile abilitare il parametro, lo si può fare in qualsiasi momento. Allora, ci spostiamo un attimo, nel programma. Allora, abbiamo già un'azienda, è la SAB. Allora, facciamo un attimo un copia azienda, scusate. Ok. Allora, utilizziamo la nostra azienda SAB e ci spostiamo nell'anno 2017. Perché? Perché poi simuleremo la funzione di chiusura che poi in realtà vedrete anche con Sara, però comunque con l'archivio dei dati riscontri simuleremo anche la funzione di chiusura per vedere la chiusura a fine anno, la riapertura dei conti patrimoniali e dei conti economici. Quindi ci spostiamo nell'anno 2017, andiamo in anagrafica azienda, richiamiamo con F4 i dati aziendali, i parametri contabili. Allora, vedete, abbiamo il parametro gestione rate riscontri e competenze, lo impostiamo así. Allora, impostandola así, in contabilità, ho l'archivio dei rate riscontri e competenze. Ok, questo archivio è un archivio multiannuale. Che cosa significa? Significa che io popolerò questo archivio nel corso degli anni e
continuerò a vedere quelli che sono anche i dati inseriti gli anni precedenti, oppure se inserisco già dei dati nel 2018 e sono nel 2017, anche dal 2017 vedo i dati relativi al 2018. Però il programma, quando si va o a fare le simulazioni nel bilancio piuttosto che a fare la contabilizzazione, poi dopo vedremo dei dati e dei risconti. Prende sempre in considerazione la data di competenza. Il programma controlla sempre che la competenza dalla data alla data ricada nell'anno in cui mi trovo. Ok? Bene, abbiamo detto che riguarda costi e ricavi, quindi nell'anagrafica del piano dei conti, solamente per i conti di tipo costo e di tipo ricavo, io avrò, chiamiamo ad esempio un conto tipico, assicurazioni RCA, vedete, solamente comunque nei conti di tipo costo, di tipo ricavo, io avrò questo parametro rate e risconto. Questo parametro rate e risconto a che cosa serve? Serve per far sì che quando io movimento in contabilità questo conto, ok, il programma in automatico apra sempre la videata dei rate e risconti. Quindi tendenzialmente lo potrete impostare a sì per quei conti, magari non so, tipo non, adesso mi viene in mente l'assicurazione, ok? E per quanto riguarda i costi, è difficile che l'assicurazione parta dal primo dell'anno e finisca a fine anno, no? Tendenzialmente si accavalla sempre. E contratti di assistenza per quanto riguarda, ad esempio, i ricavi e così via. Allora, lo impostiamo ad esempio in questo conto, lo impostiamo a sì e confermiamo. Bene, quando noi andiamo a fare le registrazioni contabili, quindi andiamo in contabilità, immissione prima nota, e andiamo a fare ad esempio una registrazione contabile del pagamento dell'assicurazione. Allora, una cosa, più sono le informazioni che voi inserite nella registrazione contabile, ok? Maggiori sono le informazioni che poi avrete a disposizione anche nell'archivio dei rate e risconti, ok? Quindi, magari non so se abbiamo pagato con assegno. Potete mettere il riferimento all'assegno, oppure magari non so se le aziende come dove lavoravo io tanto tempo fa protocollavano anche tutte le operazioni tra virgolette non IVA, non le protocollavano, comunque assegnavano una numerazione, ok? Allora, del 20 01 Allora, guardate, nel momento in cui io vado a movimentare il conto, conto economico su cui ho impostato rate e risconti e l'ho impostato a sì, vedete che il programma, quando esco entro, diciamo, nella descrizione, il programma che cosa fa? Praticamente mi apre questa videata dove viene riepilogata la descrizione di testata della registrazione, okay? La data di registrazione prima nota, il numero, che è il numero che avete dato in questo caso al pagamento, la causale, il conto, e voi qui potete definire praticamente la competenza. Quindi magari possiamo mettere dal 20 gennaio del 2017 al 19 gennaio del 2018. Il programma che cosa fa? Calcola in automatico che cosa? I giorni, ok? E mi restituisce il tipo dato. Tipo dato perché a seconda delle condizioni che rileva il programma, quindi se è un costo piuttosto che è un ricavo, se la competenza è parte dell'anno in corso e poi del successivo. Il programma è in grado di determinare di che cosa si tratta, quindi tipo dato mi propone in questo caso un riscontro attivo. Okay?
E praticamente mi calcola i giorni dal 20 di gennaio al 19 di gennaio e vedete, me li suddivide. 346 giorni sono di competenza dell'anno 2017. E lui, il programma cosa fa? Divide 500 per 365, poi li moltiplica per 346 e l'importo singolo ottenuto lo moltiplica per 19 e di qui riesce, diciamo, a suddividere la competenza. Vedete che sono evidenziati, in questo caso in azzurro, quelli che sono i mesi di competenza, del 2017 e del 2018. Il programma in questa videata mi fa sempre vedere l'anno d'ingresso e l'anno successivo. Ci saranno dei casi, come poi vedremo, in cui la competenza sarà magari relativa ad un anno precedente, ok? E in quel caso il programma mi fa sempre vedere l'anno con cui sono entrata e l'anno successivo. Se c'è una competenza relativa ad un anno precedente, ok, il programma poi me lo evidenzierà qui con delle frecce, ma dopo lo vediamo. A questo punto, queste sono le varie tipologie gestite dal programma, quindi abbiamo ratio attivo, ratio passivo, risconto attivo, risconto passivo, fatture da ricevere, fatture da emettere, costi e ricavi anticipati. Poi abbiamo, allora, tutti questi fino ai ricavi anticipati verranno poi a fine anno contabilizzati e quindi che cosa succede? Il programma genererà delle registrazioni contabili a fronte di queste tipologie, delle registrazioni contabili che andranno ad utilizzare che cosa? I conti automatici. I conti automatici che sono già codificati all'interno del nostro piano dei conti, vedete, abbiamo rati attivi, rati passivi, risconti attivi, risconti passivi, poi nel corso del tempo gli altri conti sono stati aggiunti in un secondo momento, quindi li trovate nella finestra degli altri conti automatici, vedete? Dicevo, per quanto riguarda il nostro piano dei conti, quindi li avete già compilati e tutto. Nel caso in cui invece il cliente abbia un proprio piano dei conti, dovrà verificare, poi comunque il programma lo avvisa, dovrà verificare che questi conti siano stati, codificati. Allora, qui vi ho riportato anche le varie tipologie gestite, quindi rati attivi, rati passivi, risconti attivi, risconti passivi, e la particolarità sono i costi e ricavi di competenza, ok? Quelli che qui vedete come costo di competenza X e costo di competenza Y. Se il fine è quello di ottenere un bilancio più veritiero possibile, mentre tutti gli altri magari si riferiscono o ad un anno precedente oppure sono a cavallo su 2 o più anni, i costi e ricavi di competenza invece sono interni all'anno. Per cui magari, non so, pensate a una bolletta che voi pagate, che magari fa riferimento al bimestre precedente. Normalmente quando voi fate le registrazioni contabili, movimentate, non so, un conto per, mettiamo 1000 e fate la stampa del bilancio, a quella data il programma prende quell'importo, no? Considera quell'importo di 1000. Invece, gestendo tutte queste tipologie, il programma prenderà in considerazione, se gli dite di includere l'archivio dei rate e risconti, prenderà in considerazione solamente la parte di competenza rapportandola alla data. E lo stesso diciamo per i costi e i ricavi di competenza che sono interni all'anno. Per cui se ad esempio, io registro a marzo bolletta, non so, della luce che fa riferimento a gennaio e febbraio. Se faccio la stampa a fine del bilancio a fine febbraio, nonostante quella registrazione sia stata inserita con data marzo, quell'importo verrà preso in considerazione. Perché? Perché ho incluso l'archivio dei rati risconti e competenza e la competenza è interna al periodo che sto stampando. Ok? Quindi questi costi e ricavi di competenza, quando uno dice, beh, non è a cavallo dell'anno, però comunque io vi consiglio lo stesso di gestirli proprio perché così riuscite ad avere un bilancio più veritiero possibile. Benissimo.
Allora, nei momenti in cui noi confermiamo la nostra videata dei lati, riscontri e competenze, vedete che il programma evidenzia con una R il collegamento tra il conto e l'archivio dei lati, riscontri. Ok? Allora, in questa azienda per cui abbiamo solamente credo due movimentazioni, non di più. Se io adesso vado in stampe, contabili, bilanci, lo so che quello che vi sto dicendo, probabilmente voi, visto che siete dei veterani, lo saprete già, però allora se faccio la stampa dall'1-1 al mettiamo al 20-1, facciamo una stampa di un bilancio a video. Ok, vedete che la banca me la prende per 500 e il costo me lo prende per 500. Se io includo invece, includi rate di sconti e competenze, sì, gli dico anche, posso dirgli quale tipologie includere, però se lascio vuoto le prende tutte, stampa rate di sconti, sì. Se faccio una stampa video, adesso mi prenderà in considerazione. Allora, mi prenderà in considerazione, vedete, l'assicurazione e come costo avrà 1,36, quindi mi ha rapportato, diciamo, in base alla data. Nella parte finale, invece, vedete, se voi gli dite stampa anche rate e sconti, il programma non fa altro che simulare la registrazione con cui va a stornare l'importo che non è di competenza, non rientra nella data di bilancio e quindi storna l'assicurazione RCA per 498 la va a imputare a rate a risconti attivi, scusate. Più informazioni voi inserite all'interno della registrazione contabile originale e all'interno dell'archivio, quindi ve la riporta nei rate di sconti, più sarà facile identificare quella tipologia di, in questo caso, questo risconto attivo a che cosa fa riferimento. Ok? Bene. E questa, se io ad esempio richiedo la stampa dall'1-1 al 31-12, ok, vedete che qui abbiamo i risconti attivi per 26,03. Questo è l'importo che non è di competenza dell'anno 2017 ed è l'importo che verrà stornato, vedete, da assicurazioni RCA. E la registrazione che il programma simula, in questo caso, avendo chiesto dall'1-1 al 31-12, è la stessa che poi andrà a generare il programma quando io farò la contabilizzazione alla fine dell'anno. Ok? Bene. Quindi qui è riportato anche quello che vi ho detto. Adesso noi vediamo un attimo, nella finestra relativa ai rate risconti, questo ve l'avevo già accennato, abbiamo il programma fa vedere sempre, come dicevo prima, l'anno di ingresso e l'anno successivo. Quindi qui avete i 2 anni, ok? Qui avete il 31-12 perché in questo caso l'azienda ha un esercizio che corrisponde con l'anno solare. Avete i giorni dell'anno vecchio, i giorni dell'anno nuovo, i due importi e i mesi evidenziati come vi ho fatto vedere prima. Allora, facciamo qualche altra registrazione. Allora, andiamo in contabilità, emissione prima nota, andiamo a registrare, non so, in data 1 marzo, una fattura ricevuta. Allora.
Allora, facciamo di 3.500. Chiamo servizi di pulizia. Allora, guardate, quando io per questo conto di costo non ho inserito l'archivio nell'archivio di piano dei conti il parametro rate risconti a sì nel conto. Non è obbligatorio inserirlo nel conto, come dicevo prima, perché la finestra dei rate risconti può essere sempre richiamata in un secondo momento. Vedete, io premo il pulsante finestra rate risconti e il programma mi evidenzia, vedete, mi apre la stessa identica maschera. Questa maschera è la stessa che io, ad esempio, se entro nell'archivio dei rate risconti e anche dall'archivio dei rate risconti potrei inserire una tipologia con i suoi dati, la finestra di inserimento è sempre la stessa. Ok? Allora, questo. Ok, allora andiamo a mettere qui, facciamo dal 1° di marzo, ok, e lo facciamo arrivare al 30 di giugno. Ho sbagliato, scusate, 30.06.2018. Ok. Allora, in questo caso anche qui abbiamo un risconto, ok? E vedete quindi il funzionamento, che io lo metta in automatico nel conto, che io lo richiami attraverso il tasto funzione, non importa. Allora, la particolarità qui cosa avete visto? Che il programma mette logicamente l'imponibile direttamente soggetto a rate risconto, la parte dell'IVA assolutamente non c'entra niente. Confermo la mia registrazione. Dobbiamo correggere qua, altrimenti. Ok, e abbiamo la nostra registrazione. Allora, potrei mettere in questo caso anche una fattura emessa. Magari la mettiamo in data 1° maggio. Ok. Adesso qui, diciamo, uno può fare tutte le registrazioni che vuole, bene o male, il senso è sempre lo stesso. Allora, due ricavi. Allora, io potrei, quindi vabbè, adesso richiamiamo sempre questo, mettiamo che come competenza va dal 1° maggio del 2017 al 30 aprile del 2019, ok? In questo caso abbiamo un riscontro passivo. Vedete, la competenza è dell'anno in corso. Di tutto il 2018, poi quelle frecce vuol dire che c'è una competenza che va oltre. Ok, vedremo poi al lato della contabilizzazione che cosa succede. Allora, F10 e compiliamo. Fin qui, diciamo, è tutto abbastanza normale.
Allora, vediamo l'esempio invece un po' diverso, quello relativo alle fatture da ricevere. Quello relativo alle fatture da ricevere è una gestione un po' particolare per quanto riguarda il nostro programma. Perché? Se noi andiamo a, ci spostiamo nel programma e andiamo nell'anno 2018, allora come funziona? Noi andiamo a registrare la fattura. Ok, andiamo a registrare una fattura nel 2018. Quindi noi in data 30 gennaio andiamo a registrare, mettiamo una fattura ricevuta, diamo il numero della fattura del 30 gennaio, mettiamo il nostro fornitore, ok, e mettiamo 5.600. Questo è, anzi facciamola semplice, visto che dopo 1.220, ok? Questo è il totale della nostra fattura, ok? Allora, la registrazione relativa alla fattura da ricevere è un po' particolare perché l'archivio dei rate e riconti si apre solo ed esclusivamente con i conti di costo, ok? Quindi io andrò a movimentare il conto di costo, diciamo conto di ricavo, adesso in questo caso un conto di costo, andiamo adesso mettiamo questo. Cosa succede? Io qui normalmente quando registro la fattura ricevuta e ho il conto di costo, compilo la parte relativa alla finestra IVA. Ok? In questo caso, invece, quando ricevo la fattura questa fattura, la cui competenza però è relativa interamente all'anno precedente, cosa devo fare? Questa parte non la devo compilare. Ok, questa parte non la devo compilare, mi posiziono qui, richiamo la finestra rate, risconti e competenze, metterò la mia descrizione. Ok, l'importo in questo caso, io avrò la fattura sotto mano che sta registrando, l'importo è quello del costo, quindi lo devo inserire manualmente. La competenza la metto, che ne so, dall'1/12 del 2017 al 31/12 del 2017. Ok? Il programma che cosa fa? Vedete, mi propone come tipologia fattura da ricevere. Ora, qui bisogna dire un po' di cose. Innanzitutto, come vi dicevo prima, il programma fa vedere sempre l'anno d'ingresso e l'anno successivo. Ok, in questo caso la competenza è relativa all'anno 2017, quindi mi fa vedere le frecce. Ok, allora, altra cosa, quando io vi ho detto, andiamo sulle nostre slide, che il programma utilizza per la contabilizzazione quelli che sono i conti automatici che sono definiti all'interno di questa tabella. Quindi avrei fornitori, conto, fatture da ricevere. Guardate, all'interno di questo archivio, e questo lo trovate nelle fatture da ricevere o fatture da emettere, in corrispondenza di queste tipologie, noi abbiamo i conti patrimoniali. Il conto patrimoniale, che in questo caso viene lasciato tendenzialmente vuoto, allora se io non lo inserisco, vuol dire che la contabilizzazione, quando farò la contabilizzazione dell'archivio rate e risconti, andrà a movimentare questo conto. Fornitori, conto, fatture da ricevere. Ok? Se invece io vado ad inserire qui un conto creato ad hoc, ok, che fa riferimento sempre alle fatture da ricevere, però magari si può chiamare Almatec fatture da ricevere. Non guardiamo magari la piccola realtà dove va benissimo avere un conto solo, però ci sono realtà abbastanza grosse invece in cui vogliono tenere distinte le fatture da ricevere relative ad un determinato fornitore piuttosto che un altro. Quindi voi qui
dovrete inserire un conto creato ad hoc. Magari l'avete creato con il duplica, quindi che redditerà tutte le caratteristiche del fornitore conto fatture da ricevere, però l'avrete chiamato in un altro modo specifico per questo fornitore. Ok, quindi se lo andate a specificare qui dentro, quando avverrà la contabilizzazione, solo per questi utilizzerà il conto che è qui piuttosto che del conto automatico. Va bene? Quindi a questo punto che cosa faccio? Io confermo la mia registrazione, ma andrò a richiamare in questo caso il fornitori conto fatture da ricevere. Ok, vado a richiamare questo conto. Qui dentro inserisco sì la parte IVA, perché comunque l'IVA è relativa al 2018 e il costo che è relativo al 2017. Allora, qui inserisco quindi l'aliquota IVA, il programma fa la suddivisione tra imponibile e imposta, però c'è un'altra cosa da dire. Ai fini dell'IVA annuale, per le fatture da ricevere, il programma vi chiede la possibilità, quando utilizzate questi conti, vi chiede di specificare il riferimento conto. Riferimento conto vuol dire perché dopo, quando verrà effettuata l'elaborazione dell'IVA annuale, se non lo specificate qui, il programma vi chiederà, per quanto riguarda l'IVA annuale, a quale conto di costo o di ricavo fa riferimento questi conti, no? Questi conti qui. Tipo fatture, fornitore conto fatture da ricevere, se non lo specificate nelle varie registrazioni, poi dovrete specificarlo quando elaborerete l'IVA annuale. Avrete elaborato l'IVA annuale. Quindi qui dentro andrebbe inserito il 715.1. Allora, io mi rendo conto, e ve lo dico già io, che il programma potrebbe eventualmente ereditare questa tipologia. E un'altra cosa che voi mi chiederete, ma anche questa ve la dico già io, nel momento in cui io vado a registrare una fattura da ricevere, magari riconoscere in qualche modo che si tratta di una fattura da ricevere e quindi darmi la possibilità di specificare direttamente il conto di costo senza compilare il castelletto. Ok, magari anche non presentandomelo. Detto questo, queste infatti sono tutte cose che già sappiamo e che tra virgolette migliorerebbero l'utilizzo del programma, però comunque voi eventualmente come richiesta, se nel tempo non l'avete già fatto, potete farla tranquillamente, ok? Quindi compilare il riferimento conto, quindi compilo con ok. Allora, l'asterisco che voi avete qui è relativo al riferimento conto, vuol dire che è stato compilato il riferimento conto e quindi ve lo evidenzia con un asterisco. Altra cosa, quando voi confermate con ok e inserite il pagamento, confermate la registrazione, numeratore, va bene, lo stesso. Il programma vi dà anche questa segnalazione. Allora, i dati dei rati riscontri non corrispondono alla registrazione attuale. Confermi registrazione perché normalmente il programma controlla che siano movimentati conti di tipo economici per quanto riguarda la gestione dei rati riscontri e controlla che l'importo presente all'interno della prima nota, okay, corrisponda con quanto presente nell'archivio dei rati riscontri. È per quello che vi dà questo messaggio. È un messaggio, tra virgolette, voluto, potrebbe essere eventualmente migliorato, perché anche qui il programma, riconoscendo che ha utilizzato un conto automatico, fornitore conto fatture da ricevere, potrebbe eventualmente o darmi un messaggio diverso o non darmelo. Ok, quindi questo ve lo dico già io. Ok. In questo caso, premete confermi registrazione sì. E abbiamo inserito la nostra registrazione. Allora, guardate, quando vi dicevo che l'archivio è multiannuale, se io adesso dal 2018 vado in gestione di rate, riscontri e competenze, vedete, io vedo tutto quello che ho inserito, anche quello relativo ad anni precedenti. Ok? E la stessa cosa è se io adesso mi sposto
nell'anno 2017, andando all'interno dell'archivio dei rate e sconti, io vedo anche quelli che ho inserito, vedete, negli anni successivi, perché l'archivio è unico. La cosa importante qual è che nel momento in cui io andrò a effettuare, a marcare i rate e gli sconti ai fini della contabilizzazione, il programma controlla sempre, come vi dicevo prima, l'anno in cui mi trovo e controlla soprattutto e lo rapporta alle date di competenza. Ok? Bene, allora andiamo all'interno delle stampe contabili, bilancio di verifica. Allora, richiedo la stampa dall'1/1 al 31/12, includo l'archivio dei rate e sconti con tutte le tipologie, la stampo e praticamente, come abbiamo già visto prima, vedete, il programma simula quelle che sono lo storno per dire dei costi e ricavi che non sono di competenza, piuttosto che l'imputazione di quei costi come le fatture da ricevere che invece sono di competenza. Ok, infatti vi troverete qui fornitori, conto fatture da ricevere, vedete? La stessa cosa abbiamo qui, ma in fondo avete la simulazione, in fondo avete la simulazione di quelle che sono le registrazioni contabili. Ok? Allora, guardate un attimo, se adesso voi abbiamo nella stampa del bilancio, giusto per vedere, anche il discorso del bilancio interattivo. Ok? Quindi anche all'interno del bilancio interattivo voi potete fare la stampa dall'1/1 al 31/12, potrete includere l'archivio. Oltre agli extra contabili, potete includere l'archivio dei rate e sconti, ok? Logicamente non lo stampate. Se voi premete F10, la stampa video, vedete, vi dà già una stampa del bilancio in formato scalare. E anche qui potete vedere che il saldo, per dire, dei risconti attivi è dato dall'archivio dei rate e sconti, o comunque in questo saldo è compreso anche l'archivio dei rate e sconti. Se voi premete invio, vedete, potete vedere il saldo della scheda contabile e il saldo dell'archivio dei rate e sconti e competenze. Se premete invio qui, vedete proprio vedete l'archivio, i vari archivi. Da che cosa sono, cioè l'importo da che cosa è dato e quindi potete scendere nel massimo dettaglio relativo a quell'importo. Sicuramente lo sapete già, però diciamo è utile. La stessa cosa lo potete fare con gli extra contabili, no? Potete includere quindi gli extra contabili, i rate e gli sconti, le simulazioni degli ammortamenti e poi vedere, diciamo, come evolve la situazione. Allora andiamo in contabilità, andiamo in rate, risconti e competenze. Quando vengo qui per poter evidenziare quelli che sono i rate, risconti di competenza dell'anno, io posso mar potrei marcare uno ad uno col marca smarca le varie tipologie. Ok, vedete? In questo caso hanno tutti una competenza, un inizio competenza che ricade all'interno del 2017. Posso smarcare tutto o marcare tutto, ok? È la stessa cosa. Posso fare un contabilizza e un contabilizza di prova, ok? Quindi posso usare una causale GR, una causale dedicata per le scritture di assestamento, ok? O di rettifica, mettiamo rettifica 2017, definitiva no. Ok, quello che ottengo è diciamo una stampa contenente le registrazioni che il programma farebbe in prima nota nel caso in cui io le richiedessi in definitivo.
Ok, quindi il programma che cosa fa? Genera tante registrazioni per quante sono le tipologie movimentate. Vedete, abbiamo i riscontri attivi in cui riporta l'assicurazione e i servizi di pulizia. Abbiamo i riscontri passivi, vedete, per ogni tipologia mi fa una registrazione contabile e all'interno di ogni singola tipologia tiene distinti, diciamo, i vari conti, ok? Proprio per darmi la possibilità di controllare meglio quello che sto facendo. Queste registrazioni, se ci fate caso, sono le stesse registrazioni che il programma ha fatto quando avete richiesto la stampa del bilancio con l'inclusione dei rate e risconti. Ok? Bene. Allora, se avete verificato che tutto va bene, potete procedere nuovamente con la funzione di contabilizza. Se non siete usciti dalla procedura, il programma vi ripropone, vedete, la stessa descrizione che avete attribuito. Altrimenti, usciamo dal discorso della contabilizzazione dei rate e risconti. Smacchiamo tutto e nulla è avvenuto. Allora, io potrei eventualmente procedere con l'inserimento, vedete, anche dal di qui di rate, risconti e competenze. Quindi potrei, in questo caso, guardate, se io so che l'assicurazione, per dire, è una cosa che pago tutti gli anni, io potrei già adesso, per dire, non so, o inserirla manualmente oppure utilizzare il pulsante duplica. Mi fa una duplicazione per l'anno successivo. La duplicazione per l'anno successivo, vedete, mi ha cambiato la data di competenza perché tanto tendenzialmente l'assicurazione va sempre in questo caso da gennaio. Da gennaio del 2018 a gennaio del 2019, però dentro praticamente vedete che non mi ha valorizzato nulla, ok, per quanto riguarda gli estremi, perché io questi potrò agganciarli in un secondo momento. Mettiamo il caso che io non ho ancora chiuso l'anno 2017, ok? Sono al 20 di gennaio del 2018, devo fare che cosa? Andrò a registrare, so già che l'assicurazione, diciamo, avrà questa scadenza, questa competenza, vado effettivamente a pagare l'assicurazione, non sarà 500, magari tanto aumenta sempre, sarà 520, vengo qui, la correggo e va bene. Quando andrò poi dopo, nell'anno successivo, quindi nell'anno 2018, andrò nell'anno 2018, ce la possiamo fare, e in data 20 gennaio andrò in missione prima nota, registrerò il mio PG. Ok, assicurazione Zaffira. Ok, venti zero uno. Richiamerò sempre il conto assicurazione RCA, lo registro per 520. Ok, quando sono qui, io posso, se premo invio, apre la finestra dei rate e risconti. Io potrei con elenco rate e risconti richiamare. Diciamo quelli che io ho duplicato, magari ho inserito manualmente nell'apposito archivio e agganciarli. Ok, quindi premo invio su questo, il programma lo aggancia, me lo fa vedere, io lo confermo e poi metto, che ne so, cassa e confermo la mia registrazione. Quindi l'ho agganciato, posso aprire in automatico la finestra, posso aprirla col tasto funzione, posso invece richiamare un qualcosa che ho inserito manualmente, perché tanto so che è una cosa che avrò tutti gli anni, può essere quello, può essere il pagamento di un affitto, quindi un rateo, ok? E così via. Cos'è che vi volevo dire? Ah, se adesso io vado in contabilità e vado in rate, risconti e competenze, nel momento in cui io ho fatto l'aggancio dalla prima nota, vedete, non posso più variare nulla, perché se è collegato alla prima nota, la variazione si fa da prima nota, ok? E
all'interno della finestra dei lati riscontri, io posso solo e esclusivamente variare la competenza da data a data. Tutto il resto, siccome è collegato a una registrazione contabile, lo si fa dalla registrazione contabile. Ok? Allora, torniamo nel 2017. Ok? Impostiamo, adesso la gestione è abbastanza semplice, 3112. Allora, io vado in contabilità, vado in gestione rate, riscontri e competenze, vengo qui e gli dico marca tutto, ho verificato che va tutto bene, marca tutto, vedete che mi marca solamente quelli che rientrano competenza nell'anno in cui mi trovo. Contabilizza, usiamo una causale GR, una causale che avete codificato voi, quindi se l'avete codificata voi è a partire dal numero 31 e ha la stessa valenza di un giroconto. Ok? Benissimo, definitiva sì, ok. Non fa altro programma che rifare le stesse registrazioni contabili. Vedete, la differenza qual è? Che avendole fatte in definitivo, mi ha inserito la data di contabilizzazione. Così che se io adesso vado a fare di nuovo marca tutto, non marca più niente perché ha già la data di contabilizzazione. In contabilità, se vado in revisione prima nota, in data 31-12, vedete, mi ha generato le tre registrazioni. Più sono dettagliate le informazioni che voi mettete nell'archivio rate riscontri, più sono dettagliate anche le scritture contabili che ha fatto. Quindi vedete, ve le tiene distinte riportando. Se io avevo pagato tre assicurazioni di tre macchine e non avevo messo niente nella descrizione, il programma mi avrebbe riportato l'importo cumulativo. Se io più le tengo differenziate, più ho le operazioni dettagliate, più posso controllare, diciamo, in modo più facile. Bene, detto questo, allora. Qual è la particolarità? Io adesso ho duplicato l'azienda perché dopo l'altra azienda la utilizzerà probabilmente Sara. Qual è la particolarità che vi volevo fare vedere? Voi avete, in questo, così facendo, no, il programma ha stornato quelli che sono, i costi e i ricavi. Per l'importo che non è di competenza dell'anno in corso, dell'anno su cui sto lavorando, quindi del 2017, oppure ha imputato quelli che sono i costi che invece sono stati registrati nell'anno successivo, ma sono di competenza del 2017. E quindi ha movimentato questi conti patrimoniali, vedete? Voi sapete bene che quando io adesso andrò in annuali e andrò in chiusura, apertura contabile. Ok, farò la chiusura. In questo caso posso farla di prova definitiva. Comunque, adesso io la faccio definitiva. Ok, allora le operazioni di chiusura non vengono scritte nell'archivio della prima nota, quindi questo prestate molta attenzione. Allora, non vengono scritte nell'archivio di prima nota come fanno magari altri software, però il programma le consente logicamente di stamparle all'interno del libro giornale. Ok? Quando io ho fatto queste operazioni di chiusura e rifaccio di nuovo la stampa per dire di un bilancio, lo sapete tutti. Se faccio la stampa di bilancio all'1/1 al 31/12, il programma continua a darmi la stampa del bilancio con i saldi. Ok? Bene, se io adesso mi sposto nell'anno 2018, ok, andiamo a vedere in contabilità che cosa ha fatto il programma. Il programma in data 1/1/2018, allora, con la causale AP, quindi bilancio di apertura, che cosa ha fatto? Ha riaperto quelli che sono tutti i conti patrimoniali. Quindi in questo caso mi ha riaperto in dare
IVA su acquisti, vabbè, risconti attivi, il cliente, e poi mi ha rilevato il risultato di esercizio. Ok? Guardate, risconti attivi me l'ha aperto. Ok? Come ad esempio l'altra operazione contabile mi ha riaperto i fornitori conto fatture da ricevere, mi ha riaperto i risconti e gli sconti passivi. Ok? Allora, mi ha riaperto effettivamente i conti patrimoniali relativi all'archivio dei dati degli sconti, ma poi con la causale BA che cosa ha fatto? Quella parte di costo che aveva stornato dal 2017, perché non era di competenza del 2017, ma era di competenza del 2018, con la causale BA me l'ha reimputato al conto di costo che l'aveva originato, da cui aveva avuto origine. Ok? E quindi qui vedete che mi ha chiuso i rati risconti che erano stati aperti in dare con la P vengono chiusi con la BA in avere e viene riaperto i conti di costo. Stessa cosa mi fa per i risconti passivi, vedete, me li chiude perché erano stati aperti in avere con la BA, me li chiude in dare e mi imputa il ricavo all'anno 2018. Ok? Vedete che invece per quanto riguarda le fatture da ricevere e le fatture da emettere, in questo caso le fatture da ricevere, il programma ha solo fatto la riapertura, ok? Perché io l'avevo movimentata in dare quando ho registrato la fattura nel 2018, ok? Il costo l'avevo richiamato, ma la competenza era tutta del 2017, quindi la contabilizzazione dei rati risconti e competenze ha messo co il costo tutto nel 2017 e l'operazione di riapertura dell'anno 2018, quindi mi va a chiudere i fornitori conto fatture da ricevere perché me lo riapre dall'anno precedente, consegno contabile avere, quindi dare era nella fattura, avere è nella riapertura, quindi a saldo zero. Ok? Bene, e quindi in teoria è tutto tranquillo. Andiamo a vedere se vado nell'archivio contabilità, rate, risconti e competenze. Vedete, qui abbiamo una data di contabilizzazione, quindi direi relativa, fatta al 31/12/2017. Se io adesso premo marco tutto, il programma va a prendere sia quell'assicurazione che ho registrato con data competenza 2018-2019, ma va a prendere anche risconto passivo, vedete, quel risconto passivo che aveva come data competenza da 2017 al 2019. Perché? Perché quando io ho fatto la chiusura al 31/12/2017, il programma che cosa ha fatto? Ha stornato dal 2017 tutto quello che non era di competenza del 2017, ok? Quindi quando mi ha riaperto nell'anno 2018 il saldo dell'803,1, quindi per capirci, in revisione prima nota, nella operazione di apertura, no, scusate, della BA, ok, l'803,1, questi 4.356,62, lui l'ha riaperto e l'ha messo adesso a costo nel 2000, scusate, a ricavo nel 2018, ma di questi una parte cioè non è tutto di competenza del 2018, ok? Se io adesso vado a richiedere una stampa del bilancio nel 2018, includendo l'archivio dei rati, risconti e competenze, vedrete che il programma mi andrà a stornare da questo importo la parte che è di competenza del 2019. Ok? Abbastanza chiaro. Allora, vediamo un attimo. Abbiamo visto quindi qui i conti automatici, riprendiamo un attimo. Abbiamo visto le varie tipologie. Abbiamo visto la particolarità
Vedete, se il conto è collegato in automatico me lo riporta, me lo apre in automatico. Abbiamo visto la finestra che è la stessa se io faccio. Abbiamo visto la finestra che è la stessa se io inserisco da prima nota piuttosto se inserisco manualmente. E poi cosa abbiamo visto? Vabbè. Questa è la spiegazione della finestra, la particolarità delle fatture da ricevere. Ok, abbiamo visto che ci può essere un'emissione manuale. L'ultima cosa, io non faccio corso di magazzino, però siccome è stata data la possibilità già da qualche anno di attivare la gestione dei rati dei riscontri, di popolarla in automatico anche dall'archivio di magazzino. Perché? Perché se io faccio le fatture emesse scrivono direttamente le operazioni contabili di prima nota. Quindi diciamo che l'utente doveva andare in revisione in prima nota di tutte le fatture emesse per poter gestire la data di competenza ai fini dei rate riscontri. È stata data la possibilità, invece, se si ha la gestione attiva dei rate riscontri e competenze nei parametri contabili, quando si è nell'anagrafica degli articoli, c'è nel pulsante opzioni la possibilità di dire: guarda, questo articolo movimenta, gestisce rate, riscontri e competenze. E gli posso dire anche la periodicità, perché se io faccio fatture emesse per quanto riguarda, ad esempio, i servizi di assistenza, come farete voi, no? I canoni di assistenza, cose di questo tipo, e il vostro canone di assistenza ha una periodicità annuale, nel momento in cui voi andate ad emettere la fattura e a richiamare questo articolo, il programma, partendo dalla data della fattura, vi calcolerà già la competenza. Ok? Quindi vedete, vi calcola già i 12 mesi. Questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire che in automatico, quando il programma scriverà la registrazione contabile, quindi la fattura emessa, automaticamente, siccome ha tutte le informazioni, perché ha il conto nell'anagrafica dell'articolo, ha il conto di ricavo, ok? Quindi sa il conto di ricavo, sa il cliente, sa qual è la data della fattura, sa qual è la data della competenza e quindi già in grado di scrivere l'archivio dei rati, riscontri e competenze. Quindi sapete che avete anche questa possibilità, ok? Poi abbiamo visto la contabilizzazione dei rati e riscontri, ok? Che può essere fatta in prova quante volte volete, può essere fatta logicamente in definitivo una volta sola e la data di contabilizzazione. Se vi siete sbagliati, può anche essere eliminata attraverso, aspettate, la data di contabilizzazione può essere eliminata. Facciamo così. Allora. Creiamo un attimo il 2019. Contabilità, anche riscontri e competenze, marchiamo, contabilizziamo, ok, nel momento in cui avete contabilizzato, se vi siete sbagliati, ok, potete variare in blocco la data di contabilizzazione oppure attraverso questo pulsante. Ok. Varia data di contabilizzazione. Scusate, questo lo fate singolarmente. Oppure varia blocchi data di contabilizzazione. Vedete? E vi dice: questa procedura varia la data di contabilizzazione su tutti i rati e riscontri e competenze presenti nella lista. Se si desidera filtrare,
i dati, gli sconti e competenze presenti nella lista, è necessario utilizzare lo Shift F7. La variazione di questa data non esegue alcuna operazione automatica in prima nota, quindi vuol dire che le registrazioni che voi avete fatto in prima nota non vengono eliminate. Quindi dovrete andare a eliminarle voi. In questo caso, prima di se fate la variazione a blocchi, prima di procedere con la variazione a blocchi, in questo caso dovrete utilizzare il filtro per filtrare solamente quelle che hanno una data competenza che rientra dall'1/1 del 2018 al 31/12 del 2018. Ok?